No, no, non è Spider-Man. Non è Spider-Man, vecchio. Non è Spider-Man, sono Flash, guarda. Sono Flash. Anche Flash non andava bene, hanno detto. E cari amici di Rango del Gameplay, ben ritrovati. Ben ritrovati, eravamo qui con Mary Jane Watson. Mary Jane Watson, che stavamo esplorando. Hai capito? Stavamo stalkerando il museo. Perché stavamo stalkerando il museo? Non lo so, scopo perché lei vuole fare l'investigatrice, hai capito? Vuole investigare, quindi si è intrufolata qui perché ci sono robe, no? Di criminali. O almeno, ispezione, sì. Almeno questo è quello che dice lei. La verità dei fatti è che lei è una stalker. Ha stalkerato tutte le persone di New York. Almeno un giorno, due o tre giorni. Perché lei fa poi così, è una toccata e fuga. Cioè stalker due o tre giorni, ti segue ovunque, anche in bagno. Poi dopo dice, vabbè, non sono toccato. Giustamente. Quindi ha stalkerato tutte le persone di New York. Si parla di milioni di persone. Adesso si è rotto i coglioni e... Cosa fa? Stalker gli oggetti, giustamente. Dico bene, signorina. Signorina, ma non sono sicuro se l'ho stalkerata oppure no. Ah, sì, mi ricordo. Capodanno del 96, sì. Iniziamo dal pezzo forte. Un cacchi, certo. Un cacchi rabacco. Bellissimo. Bellissimo. Il signor Fisk stupendo. Stupendo. Prima del suo arresto. Signora, foto per... Noi non facciamo certo la foto all'opera d'arte, noi facciamo la foto a lei, signorina. Dico bene. Signorina, non mi tenti, sa. Che bel ventaglio. Anche mia nonna piacevano i ventagli. Poi che è successo? Gli è dato fuoco al ventaglio? No, la nonna, perché erano un po' i coglioni. Dicevano sempre dei ventagli. Vorrei un ventaglio nuovo, per dire. Sì. Mamma mia, che capolavoro. Ah, si vede tutto, vecchio. Guardalo lì, il guerriero del giorno. Il guerriero della notte che combattono e dicono: quando è che andiamo in banca? Io ci andrei al mattino. Andiamoci di notte e prendiamo i soldi. No, andiamo al mattino, per favore, non voglio essere un ladro. Beh, che poi dico con quella faccia, voglio dire, sei sempre il cattivo anche tu. Vabbè, non voglio essere un ladro. No, rubare bene, non rubare male. Ma veramente, a tua moglie piace più così. Come? Vedi, infatti, che quella faccia. Stupido. Dico bene, signorina, cosa mi fa vedere adesso di bello? Sì. Come camminiamo? Dov'è la macchina fotografica, scusa? Ok. È una prestigiatrice, poi fa anche lì. È una prestigiatrice, scusi signorina, ma guarda, ce l'ha, poi va giù e... Whoop, sparisce, ma ci siamo, signori, ma no, ma questo... Ha visto, signorina, come faccio a sparire la macchina fotografica? Ah, sì, complimenti, grazie. Un amico in procura e bellissima tagliera. Devo entrare. Non credo che i vostri lettori siano interessati a... Io personalmente sì, però, dico bene. Aspetti qui. Sì, come no? Sparito, signora, anche lei è prestigiatrice. So che invece di far sparire la macchina fotografica sparisce se stessa completamente. Certo. Un attimo. Dimmi tutto, vecchia. Chi? E non dovrebbe essere qui. Scatto una foto. Un'opera d'arte rubata, mi stai dicendo? Ti richiamo dopo. Mi stai dicendo che è un'opera d'arte rubata? Mia cara. Che bei calici, dico bene. La Peppa, guarda che cadono. Guarda che sono caduti. No, fotoprova che fai schifo. Come organizzatrice del museo, ti dovrebbero licenziare. No, è l'unico lavoro che ho trovato. Per favore, volevo diventare una ballerina professionista. Cioè, volevi ballare alla Scala? No, volevo ballare in step up, però non sono riuscito, devo dire. Andare in bagno, nascondermi, mi stai dicendo. Quindi adesso quando lei va in bagno, giustamente, dopo arrivano tutti i mafiosi che dicono: allora, se non mi dai i registri, giustamente. Dico bene, buon uomo. Lei sta seduto, sta... Buon uomo, mi sembra che il suo busto sia molto più grande delle sue ginocchia, però. Dico bene. Se tiene i cracker in bocca. Foto l'uomo che tiene i cracker in bocca. Tiene i cracker qui, lui. Non so neanche come fa, di preciso, però. Cos'è? Anche lei c'è sto... Ma va, anche lei c'ha la visione speciale. C'era proprio tu, sarà stato in sconto, avrà fatto uno sconto che non me l'ha detto nessuno, naturalmente. E io invece ho la visione defecale invece di quella speciale, sì. Cosa c'è? Ciao Craig, ciao, sì. Sì, ma perché la giornalista che hai mandato non vuole affatto scrivere un articolo promozionale. Io non ho mandato nessuno giornalista. È ancora qui? Devo entrare nella stanza privata. Perché? Nessuno noterà che sto calciando i cartoni in giro. Tutti penseranno che è colpa di quella scema. Per dire. Come velocemente? Ma velocemente e stealth non vanno bene insieme. Dico bene, sì. Quando i nemici si sospettiscono, cominciano a indagare. Vedrai coprire le corna punte interrogative. Le corna punte esclamative vuol dire che che è tardi. Che è troppo tardi. Dico bene. C'è tua nonna. Guarda lì. Posso fargli la foto mentre si insospettisce?
Ma io passo, eh. Tu non sistemi un bel niente. Esatto, tanto a lei non interessa, non si sa bene perché, non mi ha visto perché è scema. Sì. Sì. Vieni di qua, ma io devo. Sta tranquilla, sta tranquilla. Stai lì, vecchia. Cavolo, è fuori di sé. Non ti preoccupare. Non ti preoccupare, no sospetto. No sospetto. C'è solo un piccolo uomo circospetto che ti entrerà nel letto e ti infilerà la lama di Geppetto nel tuo bel culetto. Per dire. Sì. Facciamo un'altra foto. Facciamo una foto da più vicino. Sì, come si apre la statua? È un sarcofago. È un invece di una statua è un coso. Forse ci sono altri indizi qui. È probabile. È probabile. È probabile. Non c'è motivo per cui ci dovrebbero essere degli indizi come aprire la statua. È uno strano. Un ben strano. Icon. Ah, Nicolò. Scusa, avevo detto Bitcoin. Dicevo, cazzo. È una ben strana. Sì. Eccolo lì. Esamina. La peppa. Sì. Fantasma. Riesci a tirare sulla roba. Cos'è un. Allora è veramente Emma Watson. Wingardium Leviosa. Voglio dire, no, questa è la prova per dire. Sì. Dai 45.000 ai 60.000 USD. Vabbè, io ce n'ho già abbastanza. Beh, meglio. Meglio che USB, voglio dire, pensate se dici, ah, voglio vendere sta statua, vale un sacco, ti danno solo delle chiavette USB, voglio dire, magari da un giga, cioè, capito? 46.000 chiavette USB, arrivano con un camion, che ti smuovono la roba, per dire. Questi pezzi sì. Si muovono. Sì, sembra di sì, signora, sembra di sì, muovi la testa, per dire, guarda, guarda di qua e ti offende, guarda di là e ti offende, capito? Comunque ti offende perché è un po' tendenzialmente solo incazzoso, sì. Dimmi tutto, vecchio. Sì. Tira giù un attimo che la shell spinge che saranno stato di migliaia di anni. E poi così si apre. No, non è felice. Cos'altro che si muove lì? Ah, e lì cosa c'è che si muove? E lì cosa c'è che si muove? Buon uomo! Non ce lo dice, buon uomo? Ah, forse c'era la foto di come cazzo la dovevo mettere. Aspetta un attimo. Effettivo. Questo cos'è? Ma non me ne... Ah, eccolo lì, eccolo lì, eccolo lì, eccolo lì. Guarda un po'. Dunque. Dietro di loro c'è. Sì, sì. Deve e fare così. Diverso. Guarda dall'altra parte e la mano è giù, beh, mi sembrava abbastanza uguale, veramente. Ah, forse devo tirare giù, ecco, devo tirare giù di più quella mano. Aspetta, dammi un attimo. Il catalogo indica sì. Due posizioni. Stai buono, stai buono. Braccio sinistro giù. Sì. Il palmo destro rivolto in avanti. È così, cioè, questo l'abbiamo già tirato giù. Vedi, qui c'è qualcos'altro. Non lo fa fare, perché non me lo fai fare, perché non me lo fai fare. Forse ho sbagliato. Catalogo indica per cui. Due posizioni. Sì, ho capito. Ah, bocca chiusa. Figa, scusa. Non ave... Ci sono quasi. Come ci sono quasi? Manca solo un pezzo. Manca solo un pezzo. Cioè? Cioè? Non l'ho capito questo, vecchio. Ah, ok. Fa vedere se qua si intravede o non si intravede. Si intravede. Fisca sembrano grandi amici. Sì, fammi leggere il catalogo. Ma va fa curta e Fisca e grandi amici. Fa vedere il catalogo. Devo prendere. O me lo prendo in automatico. Questa. No, aspetta un attimo allora. Fammi vedere il catalogo. Ci sarà scritto sicuramente. Eccolo lì, vedi. È il bastone dell'inserimento anale inaugurale. Cioè, quando c'è un'inaugurazione, usano questo bastone, capito? E lo inseriscono dove ben si sa. Sì, prendi questo. È questo. No. Non ti preoccupare. Lì! Buon uomo, siccome domani inaugurano la mostra. Come così non va? Come così non va, vecchia? Ma. Era quello sbagliato, probabilmente. Dammi questo. Comunque. Prendilo. Prendilo! Vai in figa, deve essere preciso come un'anguilla quando entra, capito, nel tuo sedere. È molto preciso. Tac. Oh, proprio come sospettavo. Non era il bastone dell'inculata. Dell'entrata. Non è il bastone cerimoniale dell'inculata anale inaugurale. Ma è il bastone del lunedì che ti incula tutto il dì. Cioè, lunedì, tutto lunedì deve stare lì, capito? È diverso, piacevole, diverso. Meno, secondo me, meno. Almeno è meglio una volta sola. Signore, secondo me, scusi, però. Non ognuno può. Può fare. Lì, vediamo che buongiorno. Non può. Chi l'ha detto? Per dire. Non c'è bisogno di reagire così. Come dov'è la statua? Che statua, vecchia? Là dentro. Sì, sta a vedere. Adesso vengo. Adesso si è nascosto, scusami. Ma hai ragione tu, vecchio.
Ha detto quando i jeans sono sguanciti mi rodo il culo proprio. Quindi, quando è una culai, hai capito? L'ha detto quando i jeans mi si sgualciscono mi rodo il culo. E ci sta, perché giustamente lo sgualcimento non è che c'è proprio. E questa è la storia, sì. Quando ti ho visto. Sì. Sei fortunata a essere viva. Diglielo, Peter. Guarda che ti ha salvato la pelle poco fa. Cosa dici? Comunque, non so che siano sì. Gli uomini mascherati, ma vogliono questo. E io non posso andarmene finché controllano le uscite. Dallo a me. D'accordo. Ok, dallo a me. Nasconditi là e aspetta di avere via libera. No, dai a me il fascicolo. Buon piano. No, è un piano di merda. Dai a me il fascicolo. Io supereroe. È bello vederti. Io va. io supereroe. Io fascicolo. Io salvare baracche e burattini. Io andare, capito? Io invece lo immaginavo. Emma Watson, senti una. L'unica domanda che mi pongo è se questo è prima o dopo Hogwarts, hai capito? Perché questo non mi è per niente chiaro. Qualcuno è molto soddisfatto. Dunque, quei ceffi. Ho sbagliato, uomo! Ho sbagliato! Mea culpissima! Mea culpissima, ragazzo! No, scusa, sorry! Sorry, my friend! Sorry, my friend! Sorry, my friend! Ma perché tante storie per un dossier? Sorry! Siamo stealth! No, vecchio, siamo stealth, vero che siamo stealth, vecchio? Siamo ancora stealth, vecchio, dimmi che siamo ancora stealth, no? Come siamo stealth, mamma mia. Come, puoi sparare, vecchio, puoi sparargli. Come siamo stealth, ragazzo? Dico bene. Sì, tata, ha ragione, tata, vai su. Vai su, bravo. Lei da qui, da quanto, scusi? C'è andato da solo, io non mi ricordo averla messa lì. Bravo. Cioè, ce l'abbiamo fatta. Buono, meglio non far rumore, ho fatto. Ma come? Ma prendi per il culo. Non era pre. Adesso sono arrivati tutti, dai, capirai. Ho menato gente fino adesso. Giusto. Ho menato gente fino adesso, capisci? Ha detto ok, la stanza è libera. Cioè era questo l'obiettivo secondo di lui, secondo lui. Cioè gli sparo, sparagli. E gli sparo in testa, ok, la stanza è libera. Mary J, puoi uscire. Cioè per dire, capito. Dov'è? Ah, qui quanta gente, i vacca. Mi sembra esagerato, eh. Perché mi ha teletrasportato? Ah, quindi mi ha venduto. Come se qui l'avessi completato silenziosamente, mi stai dicendo. Ma grazie, a buon rendere gioco, a buon rendere. Ci sono un sacco di game, è pericoloso, vecchio. Un sacco di giochi, ma io sparo a non è Spider-Man. Non è Spider-Man, vecchio. Non è Spider-Man, sono io sono Flash, guarda. Sono Flash. Anche Flash non andava bene, ha detto. Vabbè. Facciamo che siamo tutti amicissimi, dico bene. Guarda lì come siamo amici. Oddio, il carello si muove in modo poco bello. Strano uomo sospettoso. Di meno strano uomo sospettoso. Di meno di nuovo anche te. Per dire. No, e fin qui hai capito? È andato tutto liscio. Come la pelle di un tricheco che si è appena fatto. Che si è appena messo la lozione. Giustamente per eliminare le rughe. Quindi è proprio tipo. Ricordo. Chi? Chiamava Fisk. Chi? E tipo, hai capito? Non fare queste acrobazie intanto che, no? Lì, bellissimo! Allora! Giustamente lui già aveva mangiato pesante questa settimana. Sì. Lasciami andare. No, l'han presa! Ma una cosa doveva fare, stare giù? Doveva stare solo in silenzio. Per dire. Comunque anche lì, vabbè. E ha funzionato. Dimmi. Vacca boia, che uomo. Via. Ma che via. Va a prendere il dossier, vecchio. Lascia stare. Ci penserà. Era abbastanza brava. Era abbastanza brava Emma Watson. Mi sembrava che se la potesse cavare. Cos'è sti attacchi? Cos'è sta roba, vecchio? Ma cos'è Iron Fist? Che crossover. Che crossover inaspettato, vecchio. Mi piaceva l'immortale Iron Fist. Aspetta. No, l'opera d'arte, bastardo! Sempre a proteggere l'arte! Tecnicamente gli spettri non sono fantasmi. No, non ti preoccupare. Ma non tutti gli spettri sono fantasmi, chiaro, no? Ha senso quello che dici, vecchio! Ma vai
L'opera d'arte era la mia opera d'arte preferita del mio cazzo di pittore preferito vecchio. Ok, lascio affrontare un fantasma nella lista delle cose da fare. Era sì, fatta. No, se tu morisci subito, così impari a distruggere il quadro di Ching Chong che dipinge solo Hong Kong. Infatti un giorno poveretto è dovuto andare via per motivi familiari, non ha più dipinto, ha dipinto un quadro solo. E tutti gli amici andavano lì, portavano i pennelli e dicevano: ma dai, Ching Chong, dipingi, era la tua cosa preferita. Ah, posso, solo Hong Kong posso dipingere. Ma chi te l'ha detto? Lui continuava: no, sono Ching Chong e dipingo solo ad Hong Kong. Hai capito? E poi, ironicamente parlando, hai capito? Lui stesso dopo è diventato un'installazione di arte moderna. Cioè l'hanno legato, ad esempio, un'opera d'arte moderna itinerante, l'hanno legato a una sedia davanti a un cavalletto per dipingere, no? E gli ha messo tutto, gli ha messo i colori, eccetera. E gli dicevano: dai, Ching Chong, dipingi. Lui diceva: no, sono Ching Chong, dipingo solo Hong Kong. Sapete com'è l'arte moderna? Un po' strano. Dopo c'era la gente che andava lì a vedere, giustamente. E hanno fatto il giro del mondo. Finalmente, cazzo, sono arrivati ad Hong Kong. Ho detto: dai, Ching Chong, per favore, dipingi. Sei ad Hong Kong. Lui si è messo a dipingere e ha fatto quel quadro lì bellissimo che noi adesso abbiamo rotto. Appunto, l'ultimo quadro di Ching Chong, perché dopo è morto dalla gioia. Quando è stato un po' triste, effettivamente. No? Dica, gli toglie la maschera e sotto vede che è un carciofo. Dice: porca puttana, non me l'aspettavo. Cioè, non me l'aspettavo per un cazzo, però. Perché ti aspetti, che hai capito? Sì. Aspetti tutto, no? Dai nemici, ma non che sia un carciofi. La rivolta dei carciofi, ma noi la fermeremo facendo un bello sformatino di carciofi. Sì. Non sei una sua giornalista. No, ma perché parli un po' così? Sì. E bravo. Piacere, Mary Jane Watson, Daily Bugle. Mm-hmm. Tu non scriverai neanche una parola di quanto hai visto qui oggi. Ciappa lì! Cosa sa del dossier rubato da quegli uomini mascherati? Quale dossier, vecchio? Guarda, la polizia non riesce neanche a restarlo, che è trabortito per terra. Ma io vorrei scrivere che il mio disappunto verso la polizia di New York. Guardi che sono io a fare un cazzo, per dire. Sì. Stai bene. Noi abbiamo scritto lei o lei? Sì, noi abbiamo scritto lei. Sì, ma sono scappati con il dossier. Scusami, farò perdonare. Cena da Mick. Come se questi mesi non fossero esistiti. Sì. Ma gli dice di sì, gli piace. Dai che gli piace. E allora? E allora questa sera, per dire, possibilmente, perché dopo adesso manderemo tutto a puttana, cioè manderemo Peter Parco, manderà tutto a puttana, quest'uomo che possiede tutti i parchi del mondo, se c'è un parco è suo. Non lo so, ma vado matto per Peter Parker, Peter il parcatore, hai capito? Da non confondere con Peter il parchettista, che è suo cugino, che mette solo i parchè, che è Peter Parkett, appunto. No, visto il messaggio che mi ha inviato, pare che Robby se la sia presa parecchio riguardo la mia ultima buffonata. Sembra che incredibile. Ma io leggendo così lo prenderei a schiaffi dalla mattina alla sera, però. Figurativamente, non dico psicologicamente parlando, però. Che ne pensi? Te l'ho appena detto che ti prenderei schiaffi dalla mattina alla sera, però con affetto. Cioè, nel senso, ti voglio bene, pam, hai capito? Ma forte che ti cavi via due o tre otturazioni. Però, cioè, da un punto di vista figurato, non letterale, psicologico, hai capito? No, che gli rompi il cazzo, dico bene. Sì, sì. La Oscorp ti assumerebbe al volo, vero? Ma la Oscorp è anche, ascolta, la Oscorp è anche quella che fa tutto, che farà, cioè, hai capito? No? E allora, se lo sai, che sia più importante del tuo altro lavoro. Quale altro lavoro, vecchio? Non ti avevo Spider-Man. Si cambia molto in sei mesi. Bravo. Guarda che non è quello che volevo sentire. Perché? È solo per amici. It's possible? Amici, sì, vecchia. Sì. No, potremmo esserlo, se è quello che vuoi. Scopo amici. E chi sei? No, inciso, che amici che giocano a scopa. È vero, ma no, va bene, allora va bene. Scopa nel letto, che senso? È che ci sta più comodo. Sì, che capito. Per i soldi, le chiavi, i regali di Natale. Ricordi perché ci siamo lasciati? Perché non ti lavavi i piedi? Domanda tra bocchetto. O perché io non mi lavavo i piedi? O perché il mostro che era sotto il letto non si lavava i piedi? Salvato da. Avevamo un mostro sotto il letto? Ci sentiamo dopo. Per dire. Va. Sì. Quindi è qui che abbiamo rubato il menù. È anche un posto merdo. Ah, cioè, quindi. Ah, vedi, tipo. Ah, però, oddio, che schifo di persone. Capito? Sì. Il vecchio. Ah, Stan Lee. Sei morto, vecchio. Non so come dirtelo, ma. In real life non ci sei più. Però. Apprezzabile. La tua presenza qui. Sono contento che dall'aldilà sei venuto qui a fare un cameo. È molto, molto bello, molto interessante. Dico bene.
Lei, a lei piace Peter, ma però no, hai capito, però al tempo stesso, dice, tutte le volte che dice, ma sai che Peter non mi piace più così tanto, dice, però è Spider-Man, tecnicamente parlando, dico bene. E questo, diciamo che essere Spider-Man ti dà quei 4 o 5 punti in più, tecnicamente parlando. Sembra che il nostro amico Schultz ci sia ricascato. Schultz? Che è Schultz? Non l'avevano rilasciato. Shocker! Un uomo scioccante, mi hanno detto. Jack, non puoi più fidarti di nessuno. Non c'è problema, non mi fido di nessuno già da tempo, non da adesso, voglio dire. Dico bene Spider-Man. Di chi è che ci possiamo fidare? Con la mia ex dopo averla salvata da criminali in maschera. Sì. Ora devo vedermela. Però buon uomo, senti un attimo. Che vita straordinariamente normale. Sì. Hai Peter Parker. Senti un secondo. Non è che voglio romperti il cazzo eccessivamente, però siete stati insieme, sì. Vi siete mollati, sì. Non è che abiti in un paesino sperduto in mezzo alle montagne dove ci siete voi due, basta, dici, vabbè, per qualsiasi motivo abbiamo deciso di non andarcene a fare in culo, dici, vabbè, non ci, sì, non ci, non possiamo fare altrimenti, riproviamo a metterci insieme, dico, se è New York, ci saranno poco dire, 200-300 mila, no, altre ragazze, più o meno nella stessa età di Mary, cioè più o meno nella vostra stessa età, no? Papabili per mettersi con te, voglio dire. Devi veramente tornare a rompere il cazzo? No? Parole sante, Doc. Sì, ciao. Cioè, devi veramente, hai capito? Rompere il cazzo di nuovo la stessa? Se vi siete lasciati ci sarà un motivo. Giusto, giusto, angoliani. Non rompiamo i coglioni, angoliani. Sì. Ma là, dove? Ci sono io, vecchi! Vuoi non rapire? Ma vaffanculo la tua vetrina! No, perché? Vedi, qui in realtà, plot twist, in realtà loro non stavano rapinando, stavano facendo una festa in maschera. E ora sono incazzati perché abbiamo rotto la vetrina. Loro sono non erano veri criminali. Sono tranquilli, era così, facevano una festa, facevano un film amatoriale, se vuoi, no? Non quel tipo di film amatoriale che vanno a finire su Pornhub, per dire, ma un film amatoriale comunque apprezzabile, capito? Con poche lire, così, in tranquillità, no? Io stava camminando facendo finta di niente, però va bene. Buon uomo, prendi il parchimetro, che non è il parchimetro, ma è quello dei giornali. Niente giornali, fanculo i giornali, li prendete poi online, vacche. Per dire. Sì. Loro dopo si sono incazzati quando mi ha rotto la vetrina, poco però, capito? Detto, no, come la vetrina del nostro amico, la gioielleria, capito? Invece Spider non fa solo dei danni, in realtà non sta aiutando proprio nessuno, neanche se stesso. Ma noi però possiamo prendere nuove abilità. Per dire. Sì. Questo non serve, ma no. Lanciatele, tipo... Tieni il primo tirare per scagliare lontani i nemici con un calcio oscillante. Sì, ci piace. Abbiamo un altro punto, visto bene. Abbiamo altri due punti abilità. Figa. Vuoi proprio del bene. Sceriffo dei cieli. Attacchi aerei infliggono danni maggiori, generano una qualità. Certo. Vogliamo fare un sacco di attacchi aerei, per dire. Statore, tieni il primo tirare per sostenere i nemici verso l'alto. Non abbiamo... Costa 2 quello. Speciale. Tutta roba figa, cosa più. Sì. Incrementa la finestra temporale di schiva. Bravo, questo sì. Ci dà più tempo per schivare, in poche parole, no? Cioè, mentre il tempo per schivare, in poche parole. Va bene, no? Perché più tempo hai per schivare, meno tempo hai per pensare. Perché devo dire, cioè, tu sei lì che pensi ad altre cose, voglio dire, no? Perché tanto hai tanto tempo per schivare. Dici, ma oh, sì, oh, oggi devo tagliare le unghie al ghepardo. Ho tagliato le unghie al ghepardo. No, ti dirà poi il ghepardo quando verrà a darti un abbraccio che ti scoperchierà quattro costole, per dire, no? Poi voglio dire, cosa sia quattro costole? Ne abbiamo svariate. Puoi anche perdere quattro costole se vuoi bene al ghepardo, dico io, no? E la Peppa. Buongiorno, ragazzo. Ciao. Che bel costumino. Sul serio? No. Vacca, boh. Fighissimo. Ma lui è molto più figo di noi, buon uomo. Spider-Man. Beh, io non credo. Spider-Man. Lui, i suoi poteri sono molto più fighi dei nostri. Spider-Man, mi ascolti un attimo. Non è che puoi magari, capito? Devo... Hai scriptato o devo raggiungerlo veramente? In effetti niente. Volevo solo fare conversazione. Non me ne frega un cazzo, in effetti non me ne frega un cazzo, però. Ma immagina che meraviglia. Tua battutina di merda, non ci stava tantissimo, buon uomo. Vacca boy se va. Quindi io lo devo seguire all'infinito. Non provi emozioni. No, potevo fermarlo. Potevo fermarlo, ma se io corro. Questo gioco del silenzio non è divertente. Non corri? Cioè, se corri solo quando cazzo vuoi tu. Aspetta, vecchio. Vecchio. Herman Crespo, sono un grande fan. Sono un grande fan, mi puoi farmi l'autografo? Buon uomo. Grandissimo attaccante. Crespo, fermati, ragazzo.
Ragazzo lontano, vabbè, ragazzo di una volta, ragazzo di una volta. Fermati, Roman Crespo. Aspetta, vecchio, ma perché ti impantani così? Ho capito che... cioè, continua a correre, vai fi... o no? Sì, adesso sta a vedere che salta fuori, cazzo, che non riesco mica a prenderlo. Dobbiamo stare qui mezz'ora, fino alla fine dei tempi. Meno male che abbiamo più tempo per schivare, bro. Dico, fino alla fine dei tempi. Buon uomo! Sta scappando, fai un pochino quello che ti pare. Vedi, perché prima non hai corso così, adesso sì, invece, merda. Faccio andare più veloce. Un uomo! Dai! No, era lì, ma figo, ma è possibile che faccio così schifo? Spider-Man, sono io che faccio schifo o sei te? Sono sicuro che sei te, Spider-Man. Non sei esperto di ragnatele quando lo sono io, naturalmente. Fermati, merda! Guardalo! Che placcata, buon uomo! Adesso ti dà un pugno in faccia che ti fa fare... Scuse. Non vuoi parlare, vecchio? Vuoi andare a cagare, invece? Ti piace? Sì, sono... settimane che non vado in bagno, veramente, mi farebbe veramente... Ma seriamente, perché sì. Sei tornato a rubare? Vedi, perché non... La mamma mia, che due maroni. Sappiamo tutti che sei un po' stupido, ma non pensavo che fossi così diglielo, stupido. Diglielo così, che di sicuro gli fa piacere, vecchio. Questo significa che non stai rubando per te stesso, ma che lavori con qualcuno. Bravo. Lavoro per tua zia. In che senso? Sì, zia May è una grandissima baldracca. E praticamente è una anche... cioè, oltre ad essere una grandissima baldracca, è anche una mafiosa, voglio dire, no? Ma zia May, ma lei ha detto che aveva cercato di fargli la festa. Sì, sono anni che cerchiamo di fargli la festa, perché fare dei lavori orrendi. Ma lei non muore, non muore, Peter. E praticamente gli ho chiesto un prestito una volta, hai capito, per comprare dei dildo da colazione. In che senso? Sono dildo che puoi usare solo a colazione, non so perché, ma si chiamano così e li ho presi perché mia mamma voleva che li comprassi. Non lo so, Peter. E tua zia mi ha prestato i soldi, hai capito? E adesso mi ha chiesto gli interessi e io non ci sto dentro. Oddio, devo schivare anche, non pensavo, scusa, non ero attento, sto dicendo le mie cazzate. Zia May, non me l'aspettavo da te. Per dire. Esatto, da zia May. Zia May, ma tu, ma May. Vuol dire maggio, tu arrivi solo in maggio, o vivi solo in maggio, per dire. Per dire, Spider-Man. Ci arriviamo, aia. Aia, vecchio! Oh, ma guarda che... guarda che non siamo più amici, allora! Non siamo mai stati! Non siamo mai stati Spider-Man! Non so, mi ricordo come parlavo, quindi adesso parlo così. Ma siamo mai stati Spider-Man! La bandiera americana, meno male! Missione fallita, sì, ma... abbiamo visto una bandiera americana, signori! Questo mi rasserena, mi tranquillizza e spero che farà lo stesso effetto anche voi. Io... noi ci fermiamo qui, dopo la rifacciamo questa missione con calma, così possiamo farci lo scontro tranquillo e dolce. Io vi ringrazio per avermi seguito, vi invito a cliccare su mi piace, a condividere, a commentare e attenti alle macchine che volano.